Gianni, cos'è questo quadro? Il Corvo è appollaiato sì. sul busto di Pallade Atena, perché è la dea della saggezza, no? È una lunga storia, perché è una bella, forse una delle cose più belle di Edgar Allan Poe. E perché quel corvo proprio? Il corvo, ti devo dire, io adoro i corvi che sento e vedo ogni giorno nella valle, no? Anzi, 2 anni fa avevamo adottato pure un piccolo, giovanissimo corvo per un po' di tempo, perché sono animali molto intelligenti. E mi piacerebbe un corvo che mi seguisse continuamente dovunque vado. Ah, qui invece molti lo vedono come un elemento negativo, il corvo. Assolutamente no. Che annuncia allora, la morte, annuncia le sciagure. Ma vedi, pensa, i tibetani pensano che la vita di un corvo valga 1000 volte di più di una vita di un monaco, perché pronunciano la parola sacra Ra. Quindi sono sciagure. Vabbè, questo è proprio da intenditore, grazie. No, io adoro la cultura tibetana e adoro i corvi. Infatti nella mia ultima poesia dedico me stesso, quando me ne andrò da questo mondo, voglio offrirmi ai corvi, non voglio essere cremato, non voglio essere sepolto, voglio dar da mangiare ai corvi, no? Hanno bisogno di uno spuntino ogni tanto. Una cosa molto difficile ai tempi nostri, penso.